E finalmente ho deciso di ristrutturarmi. Guardate qua. Non so se si vede. Sì, forse sì, c'ho i capelli grigi. Basta. Ora mi sto per fare la tinta. Che c'è, amore? Scioccato. Che c'è? Hai visto la mamma? Ha ragione il bambino a rimanere scioccato. Tinta trasformata completamente. Nel frattempo pulisco il bagno. No, ho detto stamattina cascasse il mondo, mi devo ristrutturare un po' perché veramente è al limite. Poi abbiamo terapia alle 10 e un quarto. Insomma, oggi pomeriggio non lo so se andiamo a mare. Io volevo andare a mare, però non credo. Non penso direttamente domani. Niente, continuo. Allora, situazione attuale. Oggi giornata dedicata alle pulizie estreme XXL. Lei pulisce nel frattempo, mi fa una prima passatina, poi dopo vado io col mocio. Qui abbiamo sistemato tutti i legnetti, la cucina, poi qui sotto ho messo le cosine per le bambole. Allora, dicevo, quindi cucina, mattonelle qua per fare i cosi, bambole, poi personaggi, macchinine, personaggi. Qua abbiamo un mix, qua le costruzioni, qua abbiamo tutti i cosini sonori e mo devo finirmi questi due. Da quanto tempo non avevo i capelli sciolti? Devo farmi la piastra però ancora. E niente, portagiochi fatti. Poi quando torno da terapia mi voglio fare le cassettiere dei bambini perché anche quelle stanno messe male. Comunque tanta roba è andata via, tanto scarto e sono molto contenta. Sta bene così, ecco. Ma adesso piano piano riordineremo le due camere. Per la cameretta ho già scelto i letti, poi ve li farò vedere più avanti. Molto belli, belli, belli. Ora devo capire l'armadio, la pittura. Vorrei fare la pittura a un doppio colore sia in camera da letto che in cameretta. Non pesante, tipo una parete più scura e le altre leggere in camera da letto. Mentre in cameretta voglio fare due colori all'acqua, cioè nel senso due colori molto leggeri, però colorati, ecco. Vediamo un attimo perché c'è tanto lavoro da fare, ecco perché sto pulendo e sistemando. Ho tolto anche le mensole che butterò perché non le voglio più, i peluche ho dimezzato, insomma sto facendo un bel lavoro. Poi quando torno da terapia più o meno vi faccio anche vedere, dare una sbirciatina. Allora, ecco qua, stiamo andando a terapia. Buongiorno. Ragazzi, ho provato il fondotinta dell'Yves Rocher. Cosa ne dite? Vabbè, mi sono truccata un po' a occhio perché andavo di fretta. Come lo vedete? Però vi devo fare il prima e il dopo. Non urlare. Ciao, e urla. Allora, pausa. Ginseng, caffè. Ma senti a lui, wow. Stiamo scendendo le ciabatte per Emma, da Pittarosso. Vediamo. Ah, bello. Allora, eccoci qua, siamo a casa, terapia fatta. Poi siamo andati con mia madre da Pittarosso e ci ha regalato le scarpe a me e a Emma. Ora ve le faccio vedere, bellissime, bellissime. Allora, vi ricordate che mi ero comprate le scarpe, quelle alla moda dai cinesi, quella accozzaglia, quelle scarpe trescione. Adesso, Emma, non litigate. Capito? Siamo andati da Pittarosso perché si trova dentro OVS che ho preso il regalo a mio padre per l'onomastico. Ora vi faccio vedere. E mamma mi ha regalato queste che sono la versione un po' originale di quelle che ho preso io dai cinesi. E sono bellissimissime. Di questa qualità, che questa non ti fa manco sudare ed è, cioè, a livello proprio di il piede a terra ti fa camminare bene. Invece quelle che ho preso sono un po' di plastica. Queste le ha pagate, stavano in offerta 21,59 euro. Mentre a mio padre ho preso le pantofole, queste qui della Puma, bellissime pure. Non litigate, per piacere. Se riesco ve le faccio vedere, non voglio rovinare. Eccole qua, carinissime. Queste le uso anche io, solo che il mio modello è diverso, noi l'abbiamo preso su Amazon. Veramente belle, belle. E invece le scarpe di Emma, ora ve le faccio vedere. Allora,
ce la posso fare. Dicevo, le scarpe di Emma, guardate quanto sono belle, le adoro. Comunque, mi sono dimenticata una cosa. Ieri è arrivato l'ordine di Shane per Emma dei costumi. Emma, come sono? E adesso ve li faccio vedere perché sono meravigliose, è vero? Il coprisotto del costume, il coprisotto, il pareo. Comunque ora vi faccio vedere, sono troppo indossati, no, perché non esiste, però comunque sono, ve li faccio vedere così e poi magari a mare qualche sbirciatina vi faccio fare. Allora vi faccio vedere i costumi, il mio preferito intanto questo qui, ovviamente. Guardate quanto è bello leopardato, troppo bellino, lo voglio pure io così. Poi questo qui, vedete, sono proprio belli accollati come costumi, cioè non sono di quelli proprio piccoli piccoli, vedete? Fucsia con, mi sa che questo è il sotto, e c'è anche il pareo, vedete, a unicorno. Poi, ah, questo è un pezzo, sì, questo è un pezzo, però è fatto particolare, non so se... Ecco, così, per sotto, cioè sono tutti belli alti e coprenti, come piacciono a me. A me non piacciono i costumi volgari sui bambini, sulle bambine soprattutto, non mi piacciono proprio, più forte di me. E poi questo qua, sirena, pure bellissimo, guardate quanto è bella, sirenetta. Andiamo! È quello della sirena, eh? Domani quale ti metti? Che domani andiamo a mare. Mo li lavo tutti, sono bellissimi, io l'adoro. Metto quella là che copre il sotto. Quello con dell'unicorno? Questo qua. Questo pure è bello, sì. A me piace questo, il mio preferito. Troppo bello! Vabbè, basta, andiamo a fare il pranzo. Allora ragazzi, il mio pranzo di oggi, lenticchie con crostini. Questa è una bustina di 30 grammi di crostini e l'ho divisi un po' nelle lenticchie e un po' nell'insalata. E questa è un'insalata semplice con sale, olio e limone. E invece a loro la pasta con le lenticchie. Allora ragazzi, devo andare da mia madre, ma mia sorella sta ancora dormendo, quindi attendo per il caffè. Nel frattempo allora mi mangio lo yogurt che mi sono comprato. Ho preso questo yogurt proteico, yogurt greco, che a me non piacciono, però non fa niente. E mi sono comprato anche questi, dicevo, mi sono comprato anche questi qua proteici, che sono frutta secca, 30 grammi, vabbè, questo secondo me è una cavolata, però... Per il cervello, inganna, fa, ora andiamo a assaggiare, vediamo com'è. Quello il cervello basta che legge light e proteico e ti fa dimagrire. Non so perché, io mi rendo conto che è una cavolata, ma fa tanto leggere, anche tipo Philadelphia Light e tu ti senti già magra. Queste cose aiutano tantissimo in dieta, io non ci credevo, invece è così. Quindi fate anche voi così queste cavolate, eh. Ora andiamo a assaggiare, vi dico com'è. Copriamo con le tette di fuori, copriamo tutto. Allora vediamo, già l'aspetto sembra vomito. Ho voglia di caffè. Voi dite, perché non te lo fai? Perché mia madre c'ha quello con le pasticche, io c'ho quello là sul gas perché si è rotta la macchinetta, quindi attendo, vi dirò, è buonissimo. Oh, non me lo aspettavo, buono, buono, ci piace. Che c'è? Volevo vedere se sentiamo un po'. Buono, buono. No, hai sentito roba di cibo. E queste sono le noccioline. Ecco qua. Allora, ragazze, sono a casa e ora iniziamo le cassettiere. Possiamo fare, allora faremo solo queste due perché questa qua è tutta roba invernale, questo l'ho già fatto, quindi solo questi dobbiamo fare. Sì. Iniziamo a svuotare, amore, dai. Sì. Allora vi faccio vedere qua come ho sistemato qua tutti i pantaloni di Emma, qua tutti i pantaloni di Brando, qua tutte le magliettine, poi nell'ultima tutta roba invernale. Non devo pulire perché ho creato un po' di polvere. Questa ho deciso di smontarla. Già questi due che erano rotti li ho tolti, che li butto. E la devo smantellare, solo che non so dove mettere tutta la roba. Scusate, sto un po' senza voce. Qua ho messo tutte le mutandine qui, dietro tutti i calzini, i reggiseni. E poi qua man mano, insomma, che... Si può
Vedete, ho piegato un po' di cosine, però devo comunque svuotarla. Adesso devo capire come fare, dove mettere tutta quella roba. Ragazze, eccomi qua, sono senza voce di nuovo, vai viene. Brando già sta dormendo, Emma sta finendo di guardare un film a cartone e poi viene a letto. E io vi do la buonanotte. Non so se domani vado a mare perché mi è arrivato il ciclo, adesso vedo in base a come sto. E che vi voglio dire, un'altra cosa, venerdì abbiamo la visita di Brando ortopedica, perché l'ho richiesta io in quanto Brando è peggiorato. Non mi va di parlarne, sono sincera, oggi ne parleremo magari quando faccio la visita nei prossimi giorni. Non mi voglio un attimo, non mi voglio appesantire, non voglio appesantire voi. Nel momento in cui ho qualcosa da raccontare vi dirò, posso solo dirvi che è peggiorato, che cammina male, no, non cammina in realtà, cammina con il nostro supporto, ma cammina molto male, si affatica e tanti problemi, quindi vediamo un attimo di trovare una soluzione. E niente, io vi auguro una dolce notte, ditemi qual è il vostro costume preferito, ci vediamo domani.